Allora, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi appunto vorrei parlarvi di come comprare gli orologi su internet. Questa è una domanda che mi viene fatta molto spesso, mi viene chiesto appunto dove sono i siti sicuri dove si possono comprare gli orologi. Allora, oggi vi vorrei dare alcuni siti dove si può stare relativamente tranquilli perché la sicurezza su internet non esiste, però si può appunto limitare il rischio. E poi andiamo a vedere su eBay o su, diciamo, nel grande mercato, quindi eBay e quindi Amazon principalmente. Ci potrebbe essere anche Chrono 24, però io non lo conosco particolarmente. Comunque il sistema, diciamo così, è simile e lo vediamo appunto, cambiamo dopo prospettiva e andiamo a vedere come mi muovo, che parametri tengo in considerazione. Ecco, però prima di cambiare prospettiva vorrei parlarvi di alcune particolarità. Allora, intanto io distinguerei se parliamo di orologi nuovi o orologi usati. Allora, per quanto riguarda il nuovo siamo un attimino più tranquilli, perché lì naturalmente l'orologio deve essere nuovo, quindi se compriamo da un negozio, anche se è online, dove la reputazione è buona, appunto, non, se poi l'orologio non fosse conforme, lo possiamo mandare tranquillamente indietro. Mentre invece con gli orologi usati c'è un rischio molto molto più grosso, perché appunto il venditore potrebbe essere anche in buona fede, ma si potrebbe prendere per esempio un orologio usato che è chiamato, diciamo così, in gergo un Frankenstein, ovvero praticamente ci sono dei pezzi all'interno che magari uno non vede e poi questi pezzi non sono originali e quindi naturalmente il valore per il quale uno ha pagato questo orologio poi non esiste, ecco, è fuori praticamente prezzo perché questo orologio ha bisogno di tanti soldi per essere riportato all'originalità. Quindi per quanto riguarda l'usato, io vi dico: muovetevi con molta cautela e soprattutto muovetevi su orologi che conoscete molto molto bene, dove ci sono praticamente delle la dove c'è, mettiamo caso su eBay, una bella descrizione dove ci sono delle fotografie di alta qualità, dove si può vedere la descrizione, l'anno, le fotografie con appunto molto che abbiano una qualità molto buona e che dove si possa appunto verificare che l'orologio è effettivamente quello che desideriamo. Ecco. Io però non ho una conoscenza da questo punto di vista, a parte per alcuni pochissimi orologi, cioè quelli praticamente che, diciamo così, che conosco, che questi di, chiamiamoli così, orologi di entry level, e quindi vorrei parlarvi oggi più che altro degli orologi nuovi. E quindi prendetemi in considerazione, soprattutto per quanto riguarda il nuovo. Per quanto riguarda l'usato, è bene muoversi in modo molto più, ecco, seguire altre persone, per esempio, ecco, Tristano, oppure per esempio Federico, e dopo, ecco, ve ne parlerò più nello specifico. Ecco, un'altra distinzione da fare è quando comprate su eBay, guardate che appunto che il venditore sia europeo oppure extraeuropeo, oppure ci potrebbe essere la particolarità dei venditori di Hong Kong. Allora, per quanto riguarda i venditori europei, appunto noi il prezzo che paghiamo è quello finale, diciamo così, perché in Europa appunto le merci circolano più liberamente senza appunto addizionali di tasse oppure altri costi, eventuali costi. Mentre invece per quanto riguarda l'extra Europa, lì naturalmente ci viene messa sopra anche l'IVA che noi l'abbiamo al 22% più eventuali costi. Io qui sto parlando soltanto del nuovo, perché per quanto riguarda invece l'usato,
non c'è l'IVA perché naturalmente è già stata pagata dal il primo compratore, appunto, ha pagato l'IVA. Ecco, merita un discorso a parte, qui stateci attenti 3 volte invece che 2 volte rispetto alla normalità, sono i venditori di Hong Kong. Allora, quelli fanno, praticamente passano dall'Inghilterra e poi tramite l'Inghilterra entrano in Europa. Quindi anche quelli hanno anche se parliamo di nuovo, hanno un regime particolare che ora non c'entro, ma credo che sia un po' il motivo anche che ha portato poi l'Inghilterra alla Brexit e tutte queste storie qui. E comunque per il momento, passando diciamo così dall'Inghilterra, i pezzi che arrivano da Hong Kong per ora non sono, diciamo così, non sono tassati, oppure hanno una tassazione fissa al 10%. Ecco, io bene non lo so. Comunque quello che dovete vedere è che da non tutti i negozi naturalmente di Hong Kong sono sicuri e quindi dobbiamo vedere appunto la reputazione e la rispettabilità che sia buona, ecco. Poi esistono, per quanto riguarda gli orologi appunto di livello più alto, esistono siti appunto diversi più specializzati nel, diciamo così, nel settore del lusso e ora appunto ne parliamo. Allora, a questo punto io cambio prospettiva, così andiamo a vedere, mando la sigla iniziale, poi faccio il check dell'orologio che oggi sto indossando il mio squale 15:21 e mando la sigla, poi cambiamo prospettiva così vi faccio vedere un attimino su eBay come mi muovo. Bentornati in studio. Ecco, questo è il primo sito per quanto riguarda gli orologi di, diciamo, gli entry level. Questo è il primo sito, è un sito italiano e si chiama Newcam. Naturalmente io non garantisco per loro, però posso dirvi che in tanti che seguono il mio canale si sono trovati molto bene con questo negozio. In più anche miei amici si sono trovati molto bene ed anch'io io stesso mi sono trovato molto bene con questo negozio. Ecco, qui potete trovare tanti Seiko, tanti Orient, quindi ecco, dateci, ecco qui si vede subito il Seiko Sumo. Questo tra l'altro è anche un orologio limitato come numero. Ecco, quindi qui gli orologi sono già in Italia e quindi sono già stati tassati, sono al prezzo quello finale. Per quanto riguarda un altro sito che è diciamo molto sicuro, ecco, è Long Island Watch. Io poi dopo alla fine metterò anche riferimenti di tutti questi siti. Ecco, questo qui ha base a New York e un amico appunto di Tristano del canale TGV, lui stesso ha un canale su YouTube. E io ho comprato da questo ragazzo qui. Sicuramente, ecco, io mi sono trovato molto bene. Qua ci sono però dei costi aggiuntivi che sono l'IVA e che va insomma considerata, ecco. Il vantaggio, e poi comunque sia dovete anche considerare che per arrivare gli orologi appunto arrivano con un po', ci vuole un po' di tempo perché devono appunto passare da Milano, insomma devono fare frontiera, insomma, ecco, e poi dopo a quel punto lì arrivano. Io ho comprato l'Orient Mako USA da questo sito. Ora, il vantaggio di comprare da questo punto qui è che c'ha una varietà molto molto ampia. Questo perché
Gli Stati Uniti sono un grosso mercato, soprattutto per quanto riguarda Orient e per quanto riguarda la Seiko. Ecco, se guardate, per esempio, io ora ho guardato solo il bambino, no? Ecco qua il bambino lo potete, infatti, per tutti quelli che sono intenzionati a comprare questo orologio, vi dico dateci un'occhiata. Perché qua trovate i seconda generazione del bambino. E quindi la seconda generazione ha il fermo macchina e la ricarica manuale. Quindi guardate qua quanti colori che c'ha di questa tipologia, no? Questa è seconda generazione, seconda generazione, seconda generazione. Vedete qua c'ha appunto hackable, viene scritto, e manual, e self-winding, hand winding, cioè che si può ricaricare a mano. Mentre invece appunto il mio, che è la prima generazione, non ce l'ha. Quindi date un'occhiata a questo sito qui, perché ha una varietà di orologi, tra cui anche lo USA, che qui in Europa non era possibile comprarlo, e in questo modo qui appunto si riesce ad accedere, anche se dobbiamo aspettare. Poi i prezzi sono buoni perché sono in dollari, quindi sono 149 dollari, in euro sarebbero circa 120 euro, ma poi dopo ci dobbiamo mettere naturalmente l'IVA. E questo appunto questo è il secondo sito. Poi per quanto riguarda invece do alcuni consigli per quelli che consumano gli orologi. Che vogliono comprare gli orologi di livello superiore. Allora, questo qui invece è a Miami. Ecco, questo praticamente fa orologi usati, soprattutto specializzato. Si chiama Watch You Want, ha base a Los Angeles, a Miami, e da poco ci è andato a lavorare Federico. Federico è questo ragazzo qui, che tra l'altro ha la famiglia di Napoli, però si sono trasferiti, insomma, credo che lui sia nato a New York. Comunque, parla anche l'italiano e qui naturalmente hanno tanti orologi di livello molto, cioè di lusso, ecco. Quindi sicuramente questo è uno dei siti più importanti, ecco, da questo punto di vista qui. Quindi se ci volete dare poi un'occhiata, e poi c'è la possibilità appunto di parlare con Federico, che tra l'altro parla anche l'italiano, e appunto questo è un sito abbastanza sicuro. Poi invece in Inghilterra c'è Watch Finder, anche questo qui. Questo appunto è lo stesso tipologia di sito, però è un sito che è in Inghilterra. E quindi ecco, i prezzi qua non è che sono particolarmente bassi. Ecco, io credo che se andate da un'orologeria locale vostra, più o meno trovate gli stessi prezzi. Però quello che c'è qua è che c'è una varia c'è molto c'è un'ampia scelta, ecco, naturalmente. E quindi insomma, ecco, se ci volete dare un'occhiata. E questi qui sono, questo mi sembra, questo sicuramente è anche consigliato da Tristano. Ecco, per quanto riguarda invece eBay, ecco, io vi faccio vedere un attimino come mi muovo. Io sono andato appunto su eBay e ho digitato Oriente Bambino. Allora, quando siamo sul grande mercato, che è eBay o Amazon, la parola chiave è rispettabilità e buona reputazione. Quindi, se volete stare, diciamo così, relativamente tranquilli, relativamente, perché poi la sicurezza non c'è né su questo né sugli altri due, siti o gli altri quattro siti che vi ho consigliato, margine di rischio c'è sempre. Ma comunque, se lo volete limitare, appunto, dovete vedere quelli che sono i negozi che hanno affidabilità top, no? Allora, per esempio, tra questi qua abbiamo questo qui, affidabilità top, ma è a Singapore. Anche Singapore credo che faccia parte tipo
Hong Kong credo che abbia appunto una legislazione simile. Comunque guardiamo questo qui italiano che ha affidabilità top. Andiamo a vedere. Ecco, entriamo un attimino. Ecco, da qua possiamo vedere venditore affidabilità top e appunto è il Newcam. È quella appunto che ha il sito che abbiamo visto prima. Ecco qua, se vediamo se praticamente apriamo l'affidabilità, appunto, queste sono le transazioni che ha fatto 16.407, 16.407 transazioni e praticamente in questo, nell'ultimo mese, ha solo avuto uno negativo, negli ultimi 113 positivi, negli ultimi 6 mesi 633, ecco qui sono tutti, negli ultimi 12 mesi 1113. Qui tutti naturalmente danno il feedback, possiamo andare a vedere appunto quello che ha scritto, quello che ha fatto il negativo. Ora qui non so, qui dicevano di un computer, insomma poi dopo va a letto, tanto ora a questo punto non ha senso vedere caso per caso, no? Ecco, questo è la... Io mi baso su questa cosa qui, guardo i feedback positivi sono il 99,7%. E naturalmente il numero delle transazioni. Ora 16.407 è un numero alto. Quando si superano le 1.000 transazioni, diciamo così che il numero è un numero comunque importante. E bisogna andare appunto sui siti che hanno 100% di feedback positivo o quasi, o che perlomeno insomma ci vanno, o che perlomeno ci vanno vicini. Perché appunto loro faranno di tutto per cercare di non perché appunto la reputazione sia il più alta possibile, perché per loro appunto la reputazione è la cosa più importante. Per quanto riguarda invece Amazon, le possibilità possono essere due. Allora, Amazon è sia un negozio, quindi in alcuni casi vende lui direttamente e lì si può stare tranquilli, in altri casi Amazon non è e diventa una specie di eBay, cioè una specie di tramite. Ecco, per esempio, ora guardiamo sempre questo Oriente Bambino, no? Ecco, in questo caso qui, a parte il prezzo che insomma mi sembra alto, ecco qui c'è scritto che è venduto e spedito da Relentless Endeavor, che sarebbe questo venditore. Allora, questo qui dice che ha 100% positivi, ma una valutazione soltanto, quindi praticamente cioè, quindi uno, qui infatti dice negli ultimi 30 giorni nessuno, 90, negli ultimi 12 mesi solo una, che comunque, no, negli ultimi, sì, praticamente nulla, sì, solo una negli ultimi 12 mesi. Comunque, in pratica, ecco, una valutazione, insomma, non è abbastanza per dire che l'orologio, cioè che il venditore è un venditore affidabile. Quindi, ecco, comunque, ecco, per quanto riguarda Amazon, la cosa funziona così, bisogna sempre controllare che il negozio da cui si compra sia un negozio affidabile, di cui ci si possa fidare. Allora, a questo punto torniamo in studio e a questo punto non rimane che salutarci. Se avete delle domande da fare, appunto, scrivetele, mettetele sotto nei commenti e se invece volete appunto dare dei consigli per chi appunto si accinge a comprare su internet, ben venga. Insomma, ecco, mettete anche quelli, mettete sotto i commenti. Io spero che vi sia piaciuta questa puntata, più che altro che sia utile, ecco, per tutti quelli appunto che andranno a comprare nuovi orologi. Io vi saluto, se vi è piaciuto mettete un like e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Alla prossima settimana, ciao a tutti!